Buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina. Oggi voglio fare un altro contorno della tradizione che è di origine partenopea. Sto parlando delle zucchine alla scapece. Allora, io per semplificare i tempi, che cosa ho fatto? Ho preso tre belle zucchine belle grosse, le ho tagliate ad uno spessore di circa mezzo centimetro e poi le ho messe, perché devono marinare almeno minimo 2 o 3 ore. Le ho messe a marinare con un cucchiaino di zenzero in polvere e 2 cucchiai di sale fino, in maniera da fargli lasciare tutta l'acqua, anche perché queste sono quelle verdi e quindi magari hanno la buccia un po' amarognola, no? Quindi facendo questo tipo di operazione evitiamo che lasci retrogusti di amaro. Come vedete ha fatto dell'acqua dopo 2 ore. Adesso io che cosa vado a fare? Devo andarmi a sciacquare per levare il sale in eccesso, quindi mi sono preparato una bowl con l'acqua, le vado a tirare su lasciando il sale sul fondo in maniera da sciacquarle. Lo potete fare anche sotto il rubinetto, eh. Ora non facciamo altro che dargli una bella rimestata in maniera da levare il sale, come abbiamo detto, il sale in eccesso, e le vado a scolare. A questo punto le lascio sgocciolare un po'. E nel frattempo mi preparo le altre cose. Cosa vuol dire? Vuol dire che per questa ricetta avremo bisogno di un bagno, di una bagna fatta con mezzo bicchiere di aceto, mezzo bicchiere di acqua, 2 spicchi d'aglio e dopodiché dobbiamo fare bollire per farlo ridurre in maniera da levare anche l'eccesso di aceto. Eccolo qui. Questa è la riduzione di cui vi stavo parlando. Lo facciamo ridurre per la metà e dopodiché l'adopereremo per le nostre zucchine. Molto bene, nel frattempo io ho messo su una padella con dell'olio di arachidi che portiamo a temperatura circa 170-175 gradi. Riparliamo della variante, la mia variante, la farina di fioretto di mais. Lo so che le scapeci non vanno infarinate, però in questo caso con la farina di fioretto, secondo me, diventano più buone, più croccanti e quando andremo a mettere il nostro intingolo avranno un sapore decisamente migliore. Ora andiamo ad inserire, continuiamo a cuocere finché non sono ben dorate. Eccoci qua, le nostre zucchine sono fritte, come vedete. Sono belle croccanti anche grazie al discorso della farina di mais del fioretto. Ora andiamo ad assemblare il piatto che è la caratteristica, che sono gli ingredienti che danno la caratteristica alla scapece. Cosa facciamo? Io qui ho della menta fresca, bella, buona, del pepe. Non andrò a mettere sale perché nella marinatura ovviamente un pochino di sale c'è rimasto e per me basta e avanza. La nostra marinatura bollita di aglio, acqua e aceto, e ora andiamo a assemblare come se fosse una lasagna. Quindi non facciamo altro che andare a stratificare un po' di pepe, la menta tagliata a pezzettini, e a questo punto ci mettiamo 2 pezzetti di aglio e un po' di marinatura. Ora proseguiamo l'operazione fino alla fine. Ora vado a premere un po', come vedete, il liquido viene in superficie e ora non ci resta altro che metto 2 rametti di menta giusto per dare un po' di guarnizione e questo è il piatto, cioè è la preparazione finita. Considerate che per una buona scapece, se noi l'abbiamo fatto adesso, l'ideale è lasciarlo marinare, macerare in frigorifero per almeno una notte. Il giorno dopo sarà veramente buona. È buona anche adesso, però se voi aspettate qualche bella ora, fino a domani mattina, diventa ancora più buono. Quindi, ripeto, queste sono la mia versione di zucchine alla scapece. Se questa mia idea vi è piaciuta, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vedremo presto per nuove ricette. Un abbraccio a tutti e ciao!